Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Dalla Basilica di San Pietro vi trasmettiamo la cronaca della Santa Messa per la prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani sul tema Io sono con te tutti i giorni, celebrata dall'Arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, in rappresentanza di Papa Francesco. E Monsignor Fisichella pronuncerà l'omelia preparata dal Papa. 17ª domenica del tempo ordinario, 4ª domenica di luglio, la domenica scelta dal Papa per questa ricorrenza, la giornata mondiale degli anziani e dei nonni. Fabio Colagrande al microfono, saluto anche Gustavo Messina al coordinamento tecnico, saluto chi ci segue sulle frequenze di Radio Vaticana o in streaming audio video sul portale Vatican News e sul nostro canale YouTube e gli ascoltatori di Radio Luce Ita San Benedetto del Tronto, Radio Condivisione di Palermo, In Blu Radio e Radio Toscana. E saluto l'ospite che mi accompagna per questa cronaca, Don Pino Lorizio, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense. Buongiorno Don Pino. Buongiorno e buona domenica a tutti, perché proprio oggi questo ricordo degli anziani e dei nonni, perché siamo in prossimità della memoria dei Santi Gioacchino ed Anna, che cade domani, i nonni di Gesù, e quindi il Papa ha voluto collegare con questa memoria il momento nel quale la Chiesa rende presenti nel ricordo, ma anche nell'affetto e nella condivisione, le persone anziane. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere, ha detto Papa Francesco il 31 gennaio scorso annunciando questa giornata. Sì, e ha anche sottolineato la fragilità delle persone anziane, una fragilità che va sostenuta, e la tenerezza che accompagna spesso i loro gesti e il loro rapporto con le giovani generazioni. Auspicando quindi che questa alleanza tra l'antico e il nuovo possa rinnovarsi sempre di più per essere feconda per il bene della società e della Chiesa. Una giornata istituita proprio nel tempo di pandemia, oggi sarà dedicata a una memoria particolare agli anziani che sono morti a causa del coronavirus. E Papa Francesco è consapevole che gli anziani hanno sopportato un lungo isolamento, hanno sopportato i colpi più duri di questa pandemia, l'ho ricordato nel suo messaggio per questa giornata, molti di loro ci hanno lasciato, molti hanno perso i coniugi e la ripresa della vita sociale lenta ha colpito soprattutto i più anziani. Ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana, specialmente chi è più solo, deve ricevere, come San Gioacchino appunto, la visita di un angelo, questo è l'auspicio di Papa Francesco. Sì, in modo che possano sentire la solidarietà di tutti e essere sostenuti nella sofferenza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, carissime nonne e carissimi nonni, voi attendavate giustamente Papa Francesco. Il Papa vi saluterà alla fine, celebrando l'Angelus. Voi sapete che questi per lui sono giorni di convalescenza. E noi desideriamo che non si affatichi ulteriormente, perché possa trascorrere questi ultimi giorni in riposo per riprendere pienamente le forze e il suo ministero pastorale. Celebriamo questa Santa Eucaristia sapendo che siamo in comunione con tutti i cristiani sparsi per il mondo. Ascolteremo la parola di Dio e ci nutriremo del corpo e del sangue del Signore Gesù, perché questo mistero della nostra fede possa essere pienamente efficace. È necessario anzitutto
che riconosciamo di essere peccatori. Per questo raccogliamoci alcuni istanti in silenzio, soli con noi stessi. Invochiamo la misericordia di Dio. A Lui e alla Chiesa chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente, a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora è il momento della prima lettura in questa messa per la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni da Baal Salisà venne un uomo che portò pane di primizie all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso mettere questo davanti a 100 persone?» Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore, ne mangeranno e ne faranno avanzare». Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore. Parola di Dio. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Thank you.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Al momento del canto al Vangelo, come vedete, un diacono porta solennemente il libro dei Vangeli al lambone. Come vedete, anche in San Pietro ci sono diversi anziani, alcuni anche infermi. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che organizza questa giornata per i nonni e per gli anziani, infatti ha invitato in ogni diocesi a far partecipare i nonni e gli anziani a questa giornata, sia appunto dedicando una delle messe domenicali a questa intenzione, sia andandoli a trovare, sia esprimendo loro vicinanza. E anche l'indulgenza plenaria è concessa a chi partecipa a questa celebrazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Thank you.
In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e la si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orso e 2 pesci, ma che cosa è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orso avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte lui da solo. Parola del Signore. E ora ascoltiamo l'omelia di Papa Francesco pronunciata dall'arcivescovo Fisichella. Fratelli e sorelle, ho il piacere e l'onore di dare lettura dell'omelia che Papa Francesco ha preparato per questa circostanza. Mentre sedeva per insegnare, Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Gesù non si limita a dare insegnamenti, ma si lascia interrogare
dalla fame che abita la vita della gente. E così sfama la folla, distribuendo i 5 pani d'orzo e i 2 pesci ricevuti da un ragazzo. Alla fine, poiché avanzavano diversi pezzi di pane, dice ai suoi di raccoglierli, perché nulla vada perduto. In questa giornata dedicata ai nonni e agli anziani, vorrei soffermarmi proprio su questi 3 momenti. Gesù che vede la fame della folla, Gesù che condivide il pane, Gesù che raccomanda di raccogliere i pezzi avanzati. 3 momenti che possono essere riassunti in 3 verbi: vedere, condividere, custodire. Il primo, vedere. L'Evangelista Giovanni, all'inizio del racconto, sottolinea questo particolare. Gesù alza gli occhi e vede la folla affamata dopo aver camminato tanto per incontrarlo. Così inizia il miracolo, con lo sguardo di Gesù, che non è indifferente o indaffarato, ma avverte i morsi della fame che attanaglia l'umanità stanca. Egli si preoccupa di noi, ha premura per noi, vuole sfamare la nostra fame di vita, di amore, di felicità. Negli occhi di Gesù vediamo lo sguardo di Dio. È uno sguardo attento che si accorge di noi, che scruta le attese che portiamo nel cuore, che scorge la fatica, la stanchezza e la speranza con cui andiamo avanti. Uno sguardo che sa cogliere il bisogno di ciascuno. Agli occhi di Dio non esiste la folla anonima, ma ogni persona con la sua fame. Gesù ha uno sguardo contemplativo, capace cioè di fermarsi davanti alla vita dell'altro e di leggervi dentro. Questo è anche lo sguardo che i nonni e gli anziani hanno avuto sulla nostra vita. È il modo con cui essi, fin dalla nostra infanzia, si sono presi cura di noi. Dopo una vita fatta di sacrifici, non sono stati indifferenti con noi o indaffarati senza di noi. Hanno avuto occhi attenti, colmi di tenerezza. Quando stavamo crescendo e ci sentivamo incompresi o impauriti per le sfide della vita, si sono accorti di noi, di cosa stava cambiando nel nostro cuore, delle nostre lacrime nascoste e dei sogni che portavamo dentro. Siamo passati tutti dalle ginocchia dei nonni che ci hanno tenuti in braccio. Ed è anche grazie a questo amore che siamo diventati adulti. E noi, quale sguardo abbiamo verso i nonni e gli anziani? Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto compagnia o telefonato a un anziano per dirgli la nostra vicinanza e lasciarci benedire dalle sue parole? Soffro quando vedo una società che corre, indaffarata, indifferente, presa da troppe cose e incapace di fermarsi per rivolgere uno sguardo, un saluto, una carezza.
ho paura di una società nella quale siamo tutti una folla anonima e non siamo più capaci di alzare lo sguardo e riconoscerci. I nonni che hanno nutrito la nostra vita oggi hanno fame di noi, della nostra attenzione, della nostra tenerezza, di sentirci accanto. Alziamo lo sguardo verso di loro, come fa Gesù con noi. Il secondo verbo, condividere. Dopo aver visto la fame di quelle persone, Gesù desidera sfamarle. Ma ciò avviene grazie al dono di un giovane ragazzo che offre i suoi 5 pani e i 2 pesci. È bello che al centro di questo prodigio di cui ha beneficiato tanta gente adulta, circa 5.000 persone, ci sia un ragazzo, un giovane, che condivide quello che ha. Oggi c'è bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani. C'è bisogno di condividere il tesoro comune della vita, di sognare insieme, di superare i conflitti tra generazioni per preparare il futuro di tutti. Senza questa alleanza di vita, di sogni, di futuro, rischiamo di morire di fame, perché aumentano i legami spezzati, le solitudini, gli egoismi, le forze disgregatrici. Spesso nelle nostre società abbiamo consegnato la vita all'idea che ognuno pensa per sé, ma questo uccide. Il Vangelo ci esorta a condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo. Solo così possiamo essere saziati. Tante volte ho ricordato ciò che dice in proposito il profeta Gioele: giovani e anziani insieme. I giovani, profeti del futuro, che non dimenticano la storia da cui provengono. Gli anziani, sognatori mai stanchi, che trasmettono esperienza ai giovani senza sbarrare loro la strada. Giovani e anziani, il tesoro della tradizione e la freschezza dello spirito. Giovani e anziani insieme, nella società e nella Chiesa, insieme. Il terzo verbo, custodire. Dopo che ebbero mangiato, il Vangelo annota che avanzarono molti pezzi di pane e Gesù raccomanda: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Così è il cuore di Dio. Non solo ci dona più di quanto abbiamo bisogno, ma si preoccupa anche che nulla vada perduto, nemmeno un frammento. Un piccolo pezzo di pane può sembrare poca cosa, ma agli occhi di Dio niente deve essere scartato. A maggior ragione nessuno è da scartare. È un invito profetico che oggi siamo chiamati a far riecheggiare in noi e nel mondo. Raccogliete, conservate con cura, custodite. I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, degli scarti da buttare. Sono quei pezzi di pane preziosi rimasti sulla tavola della nostra vita, che possono ancora nutrirci
con una fragranza che abbiamo perso, la fragranza della misericordia e della memoria. Non perdiamo la memoria di cui gli anziani sono portatori, perché siamo figli di quella storia e senza radici appassiremo. Essi ci hanno custoditi lungo il cammino della crescita. Ora tocca a noi custodire la loro vita, alleggerire le loro difficoltà, ascoltare i loro bisogni, creare le condizioni perché possano essere facilitati nelle incombenze quotidiane e non si sentano soli. Chiediamoci: ho fatto una visita ai nonni, agli anziani della mia famiglia o del mio quartiere? Ho prestato loro ascolto? Ho dedicato loro un po' di tempo? Custodiamoli, perché nulla vada perduto, nulla della loro vita e dei loro sogni. Sta a noi oggi prevenire il rimpianto di domani per non aver dedicato abbastanza attenzione a chi ci ha amato e ci ha donato la vita. Fratelli e sorelle, i nonni e gli anziani sono pane che nutre la nostra vita. Siamo grati per i loro occhi attenti che si sono accorti di noi, per le loro ginocchia che ci hanno tenuto in braccio, per le loro mani che ci hanno accompagnato e sollevato, per i giochi che hanno fatto con noi e per le carezze con cui ci hanno consolato. Per favore, non dimentichiamoci di loro. Alleiamoci con loro. Impariamo a fermarci, a riconoscerli, ad ascoltarli. Non scartiamoli mai. Custodiamoli nell'amore e impariamo a condividere con loro del tempo. Ne usciremo migliori e insieme, giovani e anziani, ci sazieremo alla mensa della condivisione benedetta da Dio. L'arcivescovo Fisichella ha letto l'omelia di Papa Francesco per questa giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra in San Pietro oggi per tutti i nonni e gli anziani della diocesi di Roma. Siamo passati tutti dalle ginocchia dei nonni che ci hanno tenuti in braccio ed è anche grazie a questo amore che siamo diventati adulti, ha scritto Papa Francesco in questa omelia che contiene un forte monito alle giovani generazioni proprio a dare attenzione ai nonni. Un po' questo l'obiettivo di questa giornata che il Papa ha voluto proprio nell'anno della pandemia. Sì, tra memoria e sogno, la nostra società, anche la nostra Chiesa, sa quanto è importante il ruolo delle persone anziane. I punti di riferimento della società e della Chiesa sono per l'Italia il presidente Mattarella, che ha compiuto 80 anni l'altro giorno e a cui sono giunti tanti messaggi augurali con riconoscimento del suo ruolo di guida della nostra società, e Papa Francesco con i suoi 84 anni, anche con i suoi acciacchi. Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre,
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Preghiamo animati da questa fiducia. Dominum de pregio. Fortifica il Papa Francesco. Fortifica il nostro Papa Francesco, i vescovi, i presbiteri e i diaconi. La solidità della loro fede li renda intrepidi nell'annunciare la verità del Vangelo. Guarda i popoli della terra dilaniati dall'odio e dalla violenza. Ogni uomo si apre ad accogliere la parola del tuo Figlio, fonte di riconciliazione e di pace. Dominum de pregem. Ascolta il grido di tanti nostri fratelli provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Dominum de pregem. Aiutaci ad apprezzare e servire gli anziani e i nonni. Della loro compagnia godano i bambini. Del loro consiglio facciano tesoro i giovani. Della loro debolezza si prendano cura gli adulti. Volvei o vosso olhar misericordioso para os defuntos. Volgi il tuo sguardo misericordioso ai defunti, in particolare a tutti gli anziani morti a causa della pandemia. Accompagnati dalla nostra preghiera, siano accolti nella pace eterna. Dio misericordioso, sempre attento alle vicende della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli
e aiutaci a riconoscere con la fede i segni del tuo premuroso intervento. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora il coro della Cappella Sistina con l'assemblea intona il canto di comunione. Resta con noi, Signore, la sera in questa Santa Messa celebrata in San Pietro nella prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani voluta da Papa Francesco. Santa Messa che è celebrata dall'Arcivescovo Fisichella. E è il caso di ricordare quanto scrive il Papa nella Fratelli Tutti. Voglia il cielo che non sia stato l'ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare. Siamo duri di testa noi, che non ci dimentichiamo degli anziani morti per mancanza di respiratori, che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutti che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri affinché l'umanità rinasca. Queste le riflessioni che hanno spinto il Papa proprio a proclamare questa giornata, assieme anche a un pensiero ricorrente di Francesco, quello del profeta Gioele: i vostri anziani faranno i sogni, i vostri giovani avranno visioni. Don Pino Lorizio, che mi accompagna in questa cronaca, davvero il Papa, lo abbiamo sentito anche nell'omelia letta dall'Arcivescovo Fisichella, ci tiene che non sia rotta questa alleanza tra giovani e anziani, soprattutto perché la memoria deve fondare anche la vita dei giovani. Non possiamo perdere la memoria. La memoria alimenta, deve alimentare il presente. Il Papa ci tiene a uno sguardo contemplativo, a uno sguardo che sappia fermarsi ed ascoltare anche la saggezza, no, di chi ha più esperienza di noi. Noi abbiamo due debiti molto forti, molto grandi. Il debito verso gli anziani e i nonni, ed è il debito delle radici, verso le nostre radici, verso la nostra memoria, verso la nostra storia, perché dimenticare la storia significa anche essere chiusi al futuro e non vivere autenticamente il presente. E poi abbiamo un grande debito verso i giovani, quei giovani che ora si trovano a dover affrontare un futuro nel quale, ecco, si porta il peso di una pandemia che ha anche portato una crisi economica e una crisi alimentare, una crisi ecologica che loro si troveranno a dover affrontare, e per questo hanno bisogno anche del nostro sostegno. E tra i nonni e i ragazzi non dimentichiamo gli adulti, che devono fare la cerniera tra le generazioni perché si possano alleare di nuovo e riconciliare. Il pastore di erbe fresche mi
Signore è mio pastore e il canto di comunione intonato dal coro della Cappella Sistina con l'Assemblea durante i riti di comunione, durante il momento della comunione in questa Santa Messa che si svolge in San Pietro. Ricordiamo che il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, presieduto dal prefetto, il Cardinal Farrell, che sta concelebrando con l'Arcivescovo Fisichella in questa Santa Messa, assieme al Cardinale Vicario De Donatis. Dicevo, questo Dicastero ha invitato ogni diocesi e ogni parrocchia a dedicare una delle messe domenicali alle celebrazioni di questa giornata. A questa messa è suggerito di far partecipare di persona il maggior numero di nonni e di anziani possibili, perché la loro presenza sia un segno manifesto dell'importanza che essi hanno nella comunità. Allo stesso modo sono state invitate le diocesi e le parrocchie a organizzare celebrazioni eucaristiche o preghiere negli ospedali o nelle residenze per anziani in prossimità del 25 luglio. Il nostro desiderio, dice il Dicastero, è che davvero tutti i nonni e tutti gli anziani partecipino alla giornata. E poi c'è il suggerimento di dedicare una memoria particolare agli anziani che sono morti a causa del coronavirus. E poi l'indulgenza plenaria, concessa ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che partecipano alla Santa Messa in questa giornata, ma anche a coloro che dedicheranno del tempo adeguato a visitare in presenza o virtualmente i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà, malati, abbandonati, disabili e simili. Davvero Don Pino, nella sua omelia, Papa Francesco si lamenta, si duole per un modo di vivere sempre più frettoloso e superficiale, nel quale non riusciamo a dedicare tempo alle persone anziane, tra l'altro, a dare tenerezza agli altri. Sì, la nostra vita distratta ci porta a non avere il giusto sguardo sulle persone che ci circondano, in particolare le più fragili. Durante il tempo più duro della pandemia abbiamo anche vissuto l'esperienza drammatica per il credente di un digiuno eucaristico che ora cerchiamo di colmare con la presenza alla Santa Messa. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Cardinal Farrer, a nome del Santo Padre, consegna il messaggio «Io sono con tutti i giorni», indirizzato ai nonni e agli anziani di tutto il mondo. Alcuni giovani offriranno questo testo insieme ai fiori a tutti coloro che sono presenti in Basilica. Nei prossimi giorni, ai giovani delle nostre parrocchie è affidato il compito di andare a visitare i nonni e gli anziani più soli per far giungere loro il messaggio del Santo Padre.
E ora vediamo che si realizza concretamente questa alleanza tra giovani e anziani in San Pietro, perché l'arcivescovo Fisichella, assieme al cardinal Farrell, che è il prefetto proprio del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che organizza questa giornata, hanno in qualche modo benedetto queste ceste che raccolgono copie del messaggio di Papa Francesco per la ricorrenza odierna, che verranno ora distribuite agli anziani che sono presenti in Basilica. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia la pace. Per intercessione della Vergine Maria, il Signore vi conceda la salute nel corpo, la consolazione nello spirito e porti a compimento ogni desiderio di bene che è nel vostro cuore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto di quest'antifona Immacolata Vergine Bella si conclude la celebrazione eucaristica in San Pietro in occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani, una celebrazione presieduta dall'arcivescovo Fisichella in rappresentanza di Papa Francesco. Monsignor Fisichella ha anche pronunciato l'omelia preparata dal Papa per questa occasione e il Papa sarà alla finestra del Palazzo Apostolico a mezzogiorno per l'Angelus, così come ricordato da Monsignor Fisichella all'inizio della celebrazione. Angelus che seguiremo sempre insieme sulle nostre frequenze. Vediamo l'arcivescovo Fisichella e il cardinal Farrell che ha concelebrato con lui, che lasciano l'altare e si congedano dall'assemblea. Noi ringraziamo tutti coloro che hanno seguito su Radio Vaticana o anche sul portale Vatican News o sul nostro canale YouTube questa celebrazione, così come gli ascoltatori di Radio Luce, Ita San Benedetto del Tronto, Radio Condivisione di Palermo, in Blu Radio e Radio Toscana. E ringrazio anche Don Pino Lorizio, docente di teologia fondamentale alla Lateranense, che mi ha accompagnato durante questa cronaca. Grazie e buona giornata a tutti.